Davanti ad un'agenzia della Deutsche Bank, questa donna aspetta la sua complice per fare una rapina, ma, confusa e spazientita per l'attesa, decide di entrare da sola. Si è saputo poi che, con un gesto automatico, ha estratto la pistola ed è caduta a terra, forse per un improvviso sbalzo di pressione. Questa suora, che ora passeggia tranquillamente con due amiche, ha avuto in realtà una storia privata molto confusa. Basti ricordare che in giovanissima età ebbe due figlie da due uomini diversi e che fu costretta a nascondere la sua maternità agli occhi di tutti, famiglia compresa, che aveva progettato ormai il suo ingresso in convento. Fu obbligata da una zia a cancellare l'esistenza delle figlie e ad affidarli al servizio pubblico. Cadde per questo in una forte depressione e tentò per ben tre volte di morire. Poi l'entrata in convento e una strana pace interiore sopraggiunta quasi improvvisamente la trasformarono in una serena e gioviale persona, sempre capace di offrire a chiunque un sorriso o un aiuto. Un giorno in un bar, un ragazzo mi ha detto di essersi perdutamente innamorato di una giovane donna con i capelli corti, statura alta, circa 1,80 m, labbra grosse, occhi molto espressivi, molto vivaci, voce potente, molto sensuale, viso intrigante, complicato da decifrare, sempre un po' sfuggente e, nello stesso tempo, netto, marcato. Quasi sempre vestita di bianco, e con una accanita passione per andare sui pattini. Io, tra me e me, ho pensato. L'ho vista. Lei sta facendo il caffè e sta pulendo una tazza. Lui prepara un gin tonic senza entusiasmo. Lei vuole parlare d'altro, di come sono arrivate a conoscersi e di quando incominceranno a dirsi davvero le cose che non si sono mai dette. Lui vorrebbe dirle che non c'è più tempo per questo, che non si possono trovare vie d'uscita. Lei pensa che non hanno avuto abbastanza tempo e intanto dice: preparami una birra o tagliami una fetta di torta. Lui non sa bene quello che vuole e intanto pensa che lei lo capisca, ma non fa molto per spiegare perché continuino a versare caffè e birre e tagliare fette di torta e pulire tazze. Lei
continua a pensare che c'è un modo per dirsi davvero le cose e insiste perché lo trovino insieme. Che cosa succede ad una storia che inizia? Quali energie e parole vengono spese? Quali gesti si usano e quali emozioni coinvolgere? Che cosa occorre vedere? Stupore, paura, ricerca, identità. Tutto entra in gioco e non si sa mai completamente chi siamo. Questo ragazzo è appena scappato di casa, così, senza una valigia e un'idea di dove andare. Da tempo non parlava più con nessuno, comunicava solo a gesti. Sentiva attorno a sé salire la preoccupazione riguardo al suo futuro. Erano gli altri a farglielo capire, con una certa insistenza. Lui, invece, voleva in realtà passeggiare da solo, senza una meta, senza cercare di sapere per forza quello che avrebbe dovuto fare, cercando di tirar fuori finalmente la sua voce e studiando i propri passi. Questo desiderava più di tutto. Grazie.